Ragazzi, buongiorno. Oggi sono con Giuseppe Russo, tecnico del Calisthenics ed esperto anche di ginnastica artistica, che lavora anche nel campo della ginnastica artistica con i ragazzini, non lavori? Nella femminile. Nella femminile, ok. Comunque è pratico di Calisthenics, di figure a corpo libero. Oggi Giuseppe ci fa vedere in maniera molto rapida come sia possibile organizzare una seduta di Calisthenics per andare a incentrare il lavoro su una determinata skills, così vediamo proprio come andare ad organizzare in pratica la nostra seduta d'allenamento. Vai Giuseppe, vai te, facci vedere un po' tutto oggi. Quindi si parte con un riscaldamento generale, okay. Un riskaldamento specifico, una skills, un lavoro di defaticamento e di stretching. Ok, analizziamo un po' rapidamente queste parti, così ci dici un po' in ogni fase dell'allenamento cosa sia possibile andare ad inserire. Allora, nella prima fase di riscaldamento generale, che ha lo scopo di aumentare la temperatura corporea, aumentare la viscosità muscolare, possiamo fare o un po' di corda, o un po' di jumping jack, o un po' di saltelli sul posto, in base al luogo, al contesto in cui ci alleniamo. E quindi questa prima parte la sfruttiamo per andare a alzare la temperatura corporea e diciamo che prepariamo il corpo a quello che succederà dopo. Dopo di questo cosa andiamo a fare? Successivamente andremo a fare un riscaldamento specifico, ovvero andiamo ad inserire degli esercizi, sì, di una progressione inferiore rispetto a quella che sarà poi la routine effettiva. Quindi esercizi più semplici, già alla portata, che non vadano, diciamo, a intensificare troppo il lavoro, perché siamo ancora in una fase di riscaldamento. E quindi se noi prendiamo, che ne so, per esempio il front lever, no? Il front lever, cosa possiamo andare a fare come riscaldamento specifico per un front lever? Come lavoro specifico per il front lever possiamo fare o delle Australian pull-up a corpo proteso avanti o del lavoro di attivazione scapolare alla sbarra. Fatta questa parte di riscaldamento generale specifico, che porterà via quei 15-20 minuti anche, no? Perché è importante non trascurarlo, andiamo a fare poi il lavoro vero e proprio di skills e di potenziamento vero e proprio, che ci porterà via in questo caso il vero e proprio workout nostro, quindi 30-45 minuti. Ma se stiamo parlando sempre di front lever, quali potrebbero essere le varie fasi di questo lavoro proprio di potenziamento mirato? Ok, allora andiamo a vedere. Nel lavoro specifico andiamo a inserire direttamente la skill in questione nella progressione che padroneggiamo. Quindi esempio, se noi stiamo lavorando appunto con il front lever, ma non abbiamo ancora la full, ma magari, che ne so, abbiamo una straddle, abbiamo un advanced, cerchiamo di introdurre questa versione andando a padroneggiare una tempistica consona alle nostre caratteristiche, senza mai andare a cedimento. Esattamente. Giusto? Perché lo scopo è fare più serie in modo tale da perfezionarci, avvicinarci poi alla skills in questione. Esatto. Successivamente possiamo sempre, tenendo in considerazione la stessa skill, andiamo a fare un lavoro di potenziamento. Per il front lever possiamo utilizzare o dell'ice cream maker, ok, alla sbarra, possiamo fare anche anelli, o utilizzando del lavoro di tirata alla sbarra, poi il front lever pull up, ovviamente sempre in versione semplificata. Esatto. No? Quindi anche questa parte qua di potenziamento specifica, dinamica, con esercizi che si avvicinano al front lever è molto importante. E poi come possiamo concludere questa parte di lavoro sulla skills? Potremmo utilizzare come esercizio complementare il nostro hollow position, che possiamo andare a fare sia in versione statica ma anche in versione oscillata, perché così ci abituiamo proprio a tutto quello che succederà quando saremo appesi alla sbarra. Per concludere, ragazzi, vi consiglio di fare lo stretching. In questo caso potete fare dello stretching statico attivo, ok, quindi anche fino a un minuto, perché un muscolo allungato può esprimere maggior forza. Bene, quindi non trascurate né il defaticamento né il riscaldamento, ma soprattutto divertitevi a fare il vostro workout sempre con esercizi adatti alle vostre caratteristiche. Io spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, pollice all'insù, ringrazio Giuseppe di essere venuto a trovarmi, ci vediamo prossimamente. Ciao! Ciao ciao!